Quello che andiamo ad affrontare oggi è la continuazione ovviamente dei temi che abbiamo visto la volta scorsa. In particolare, la volta scorsa noi avevamo introdotto la distribuzione di Gumbel per analizzare le precipitazioni di una certa durata. Una volta interpolata la distribuzione di Gumbel alle precipitazioni di una certa durata, attraverso i valori offerti dalla curva di Gumbel, noi siamo stati in grado di estrarre la frequenza probabile relativa ad un tempo di ritorno, altra cosa che avevamo definito la volta scorsa, e quindi di costruire le curve di possibilità pluviometrica. In realtà le operazioni che vi avevo mostrato la volta scorsa erano fatte con una scelta dei parametri ottenuta con uno dei tre metodi che abbiamo illustrato, cioè il metodo dei momenti, il metodo della massima verosimiglianza e il metodo dei minimi quadrati. Tutti e tre i metodi sono dei criteri di ottimo, quindi tutte e tre le serie di parametri possono andare bene, ma quale scegliamo tra i tre insiemi di parametri? Il test di Pearson che vi vado ad illustrare ora va a rispondere proprio a questa esigenza. Noi abbiamo tre set di parametri, li vedete, il primo valore è un valore del parametro A, il secondo valore è un valore del parametro B della curva di Gumbel ottenuto con il metodo dei momenti. Il terzo valore e il quarto valore sono ottenuti con il metodo dei minimi, della massima verosimiglianza, e l'ultimo con il metodo dei minimi quadrati. Come vedete sono simili ma non uguali. Quali di questi dà il risultato migliore, o se vogliamo danno dei risultati significativamente simili, tali per cui non dobbiamo preoccuparci e quindi ne possiamo scegliere una a caso delle tre coppie di parametri, oppure no? Ovviamente qui non abbiamo più a che fare con i parametri, abbiamo a che fare con i parametri, ma dobbiamo trovare un altro tipo di test per scegliere tra questi tre elementi. Usiamo un test non parametrico che è chiamato test di Pearson, che è stato uno statistico del secolo scorso, molto importante, e che ha appunto, tra le altre cose, inventato questo criterio. Che cosa vedete rappresentata nella figura? Vedete rappresentati innanzitutto dei puntini crescenti. Questi puntini crescenti sono i dati, e in particolare quella che si chiama Empirical Cumulative Distribution Function, ovvero la funzione empirica cumulativa che rappresenta la versione empirica della probabilità. Qui tutti questi puntini che vedete. La curva in rosso invece rappresenta una curva di Gumbel disegnata per un particolare insieme di parametri, per esempio potrebbe essere l'insieme di parametri che dà dato dai minimi quadrati. Visualmente voi vedete che la curva interpola i dati, no? Ci passa attraverso, ed è l'esame visivo, è comunque un esame importante che voi dovete sempre fare. Ecco le luci intelligenti, ma è un esame che voi dovete sempre fare, e qui diciamo sembra che abbiamo fatto un bel lavoro, cioè la curva, i parametri che abbiamo calcolato interpolano i dati bene dal punto di vista visuale. Come vedete sull'asse delle ordinate, ho suddiviso l'asse delle ordinate in 5 parti equiprobabili, in particolare 5 intervalli tra 0,0 e 0,2 di probabilità, tra 0,2 e 0,4, 0,2 e 0,6, 0,6 e 0,8 e 0,8,1. Questa suddivisione è in qualche modo arbitraria, di solito deve essere fatta in un numero compreso tra 5, 6,
non molto di più di questo e neanche molto meno di questo. Quindi almeno 4 intervalli e poi a seconda anche della numerosità dei dati una serie successiva di suddivisioni di questo tipo. Una volta che io ho suddiviso l'asse delle probabilità in questo modo, cosa significa? Beh, significa che il 20% di mio aspetto di ottenere il 20% dei dati dentro questo intervallo, il 20% dei dati in questo intervallo e così via per tutti gli altri intervalli, o se volete la frazione 0,2. La curva rossa è una curva invertibile. Forse non l'ho scritto da nessuna parte, ma l'inversione della curva di Gumbel non è così. Quella di Gumbel è pH minore di H uguale E alla meno E alla meno H meno A diviso B. Questo di solito si chiama anche Q come quantile, no? Allora, se prendo il logaritmo di quella cosa sopra lì, che cosa, in particolare il logaritmo quindi di Q, è uguale a meno E alla meno H meno A diviso B. Se prendo ancora una volta il logaritmo, questa volta di meno logaritmo, perché il logaritmo è definito solo per quantità positive, uguale a meno H meno A diviso B, e quindi posso scrivere che questo meno va qua, H meno A è uguale a meno il logaritmo di meno logaritmo di Q, il tutto moltiplicato per B, e quindi H è uguale ad A meno B logaritmo di meno logaritmo di Q. Quindi una volta che io ho fissato il quantile Q, per esempio 0,8, metto 0,8 dentro qua con i due parametri, ottengo che cosa? Ottengo quello che vedete qui successivamente, i valori corrispondenti in H, un H, se volete un H0,2, un H0,4, un H0,6, un H0,8. Dalla partizione più probabile sullo spazio delle ordinate ottengo una distribuzione in intervalli generalmente non uguali, cioè in questo caso sempre non uguali, sull'asse delle ascisse, in cui quindi ho suddiviso 5 intervalli. Vado a contare il numero di punti che sta all'interno di ciascun intervallo e mi rappresenta il numero di dati che ho all'interno di ciascun intervallo, e vedete lì ho già messo i numeri 7, 7, 9, 13 e 7. Quanti punti 7 più 7, 14 più 7, 21 più 9, 30 più 13, 43 dati in questo caso, se ho contato bene. Quanti dati mi aspetto in ciascun intervallo? Se ho in totale 43 dati, quanti dati mi aspetto in ciascun intervallo? La risposta ve l'avevo data qualche minuto fa, dicendo che ciascun intervallo contiene il 20% dei dati, no? Un quinto dei dati, quindi 43 diviso 5, mi aspetto 8 dati e mezzo in ciascun intervallo, a seconda della curva.
Bene, se mi aspetto 8 dati e invece ne ottengo 7, posso fare la differenza e costruire una funzione che è questa qua. La cui espressione è molto complicata, ma la cui spiegazione è molto semplice. N con J è il numero di dati, il numero di pallini in un intervallo. N piccolo è il numero totale di dati. E poi l'espressione che comprare fra parentesi tonda, e ne manca una parentesi tonda in alto, che dovrebbe chiudere il quadrato, e rappresenta la differenza, il valore dei dati che mi aspetto di avere lì assegnata la probabilità. Vedete, P di H minore di H di J più 1 è scritto meno P di H minore di H di J. Che cosa vi rappresenta questa cosa qua? Andiamo qua. Allora, io ho la mia probabilità, posso calcolare la probabilità qui, ok? Oppure la probabilità di questa misura che ho ottenuto. Questa probabilità è 0,2. Questa probabilità è 0,4, questa probabilità è 0,6. Quanto dati mi aspetto di avere qui dentro? N piccolo, cioè 43, per 0,2, numero di dati qui dentro. Siccome qui ho la probabilità, però per calcolare, mentre qui faccio 0,2 per la probabilità, e mi ottengo il numero di dati che ho nel primo intervallo. Poi faccio 0,4 per la probabilità e mi ottengo il numero di dati che ho dal secondo intervallo fino a 0, quindi devo sottrarre quelli che ho nel primo intervallo per ottenere i dati che stanno solo nel secondo intervallo. Ripeto, se io calcolo la probabilità qui e la moltiplico per il numero totale di dati, ottengo il numero di elementi che mi aspetto di avere da dove? Da questo valore di H che corrisponde qui alla probabilità fino a 0. Per ottenere i dati che ho solo nel secondo intervallo devo sottrarre i dati che ho nel primo intervallo. E questo un po' sembra molto complicato, ma è quello che è scritto in questa espressione al denominatore, che poi compare anche al numeratore. Solo che al numeratore allora ho la differenza tra il numero di dati che ho e il numero di dati che mi aspetto al quadrato, diviso il numero di dati che mi aspetto in quell'intervallo, che è il numeratore, sommato, che cosa? Su tutti gli intervalli. In particolare quel k nel nostro caso è 5. E costruisco una funzione che chiamo x quadro. Questa funzione è necessariamente positiva e, come potete ben capire, è tanto più piccola quanto più la mia curva sia data ai dati. Giusto? Sì o no? Ha detto no? Cioè, parlo con lei, sì, sì. Se vuoi ripetere. Allora, questa che cosa mi cala? Il numeratore, a parte la formula che va compresa, è più difficile qui la scrittura formale della formula che dire che cosa c'è dentro. Al numeratore, cioè il numero di dati meno il numero di dati che mi aspetterei di avere se la probabilità che ho preso, quindi la curva rossa, fosse quella corretta. Le due cose non sono uguali, faccio la differenza e la elevo al quadrato, perché la differenza può essere in positivo o in negativo. In alcuni degli intervalli ho più dati di quelli che mi aspetto, in altri intervalli ho meno dati di quelli che mi aspetto. Al denominatore ho semplicemente il numero di dati che mi aspetto in funzione della mia curva di Gumbel. Avrei dovuto disegnarla in rosso la P lì, per ricordare che deriva dal calcolo della curva di Gumbel.
ho 5 intervalli, questa operazione la posso ripetere su ogni uno dei 5 intervalli in cui ho separato la mia curva, cioè qui, come vedete, ho 5 intervalli. Per ognuno di questi intervalli cosa faccio? Faccio 7 meno 8 virgola qualcosa, quello che è, al quadrato diviso 8,43 diviso 5 per 8,6. Qui di nuovo 7 meno 8,6 al quadrato diviso 8,6, 9 meno 8,6 il tutto al quadrato diviso 8,6, e qui 13 meno 8,6 al quadrato diviso 8,6, e così via per l'ultimo intervallo. Le differenze elevate al quadrato divise in questo modo le sommo. Ed è questa la formula che ho scritto. Per scrivere la formula, tra l'altro, ho dovuto scrivere che che c'è un H0 e un HN più 1 che sono le probabilità all'infinito, ma non importa. Allora, nel caso della figura e delle slide precedenti, la differenza di probabilità in ciascun intervallo è per costruzione 0,2. L'ho fatta io così, o l'abbiamo fatta noi. Non è detto che noi dobbiamo per forza suddividere in 5 intervalli, noi abbiamo potuto dividere in 6 anche se avessimo avuto abbastanza dati, o in 7, o in 7. Quindi nel nostro caso la formula dell'x-quadro diventa 1 diviso 0,2 alla n, perché n e 0,2 sono costanti, non dipendono dalla j, e all'interno ho nj meno 0,2 per n che è al quadrato, che è esattamente l'operazione che prima, illustrando con i numeri, avevo fatto. K quant'è? K è uguale a 5. In questo caso ho usato questo modo, dire ho assegnato 5 alla variabile K. Tanto più piccolo è questo x quadro, tanto migliore la mia curva. Ho tre possibili curve, chiamiamola una curva rossa, una curva gialla, una curva bianca e una curva verde, se siamo patriottici, o rossa, blu e bianca se siamo francesi. E quindi abbiamo tre x quadro. Quale dei tre coppie di parametri? Ogni x quadro corrisponde ad una scelta dei parametri, uno ottenuto con i minimi quadrati, uno ottenuto con la massima verosimiglianza e uno ottenuto con il metodo dei momenti. Tengo i valori dei parametri che mi danno il più piccolo x quadro. Fine. E quindi a questo punto ho scelto una delle tre coppie di parametri. Scelgo la coppia di parametri per cui x quadro è più piccolo. Beh, questo valeva naturalmente per una curva sola, quindi per una durata sola. Noi abbiamo tipicamente 5 durate, anzi poi mi sto imbrogliando, ne avrete di più perché non userete solo le piogge orarie ma anche le piogge suborarie nell'esercizio che dovete fare. E quindi per ogni durata dovete ripetere l'operazione, quindi in questo caso noi stiamo parlando solo delle precipitazioni orarie, quindi dovete ripetere l'analisi per un'ora, per tre ore, per sei ore, per 12 ore, per 24 ore. Quando andremo in laboratorio a fare queste cose vi renderete conto che esiste tutta una serie di strumenti preparati che consente di fare tutte queste operazioni in modo relativamente semplice. E quindi quello che otteniamo alla fine è, tra le possibili 18 curve che avremmo potuto disegnare qua, ne scegliamo solo, 15 curve che avremmo potuto disegnare, ne disegniamo solo 5, ognuna relativa alla durata prescelta. Poi da questo punto, già le volte scorse avevamo visto come si fa
addestrare i punti che poi ci servono per, attraverso una nuova interpolazione, per calcolare le curve di possibilità geometriche.